Ben ritrovati, oggi ci occupiamo di economia, la Campania che produce e che ottiene riconoscimenti a livello nazionale. Il nostro ospite Vincenzo De Maio, titolare di un'azienda agricola delle zone interne, in particolare di Forino in provincia di Avellino, ben ritrovato e grazie della sua disponibilità. Un'eccellenza la sua azienda nel mondo dell'impresa, perché ha ricevuto il premio Industria Felix per i risultati raggiunti. Questo premio per voi intanto che cosa significa? Allora, per noi questo premio significa, diciamo, aver lavorato bene, che è una cosa importante, perché in una regione come la Campania, dove tutto spesso è un po' più laborioso, no, rispetto al resto d'Italia, vuol dire che si è lavorati bene. E poi questo premio è un premio oggettivo, cioè dal punto di vista sono dei dati, quindi qui è stata fatta un'analisi di bilancio e sono state premiate le aziende più performanti per alcuni dati di bilancio. Quindi per noi è stato un riconoscimento, per me, per mio padre, ma anche per tutti i nostri collaboratori. Vuol dire che il territorio e soprattutto le aziende agricole come la nostra, le aziende che lavorano nell'agroalimentare, hanno veramente una marcia in più, perché il Made in Italy ha qualcosa, sicuramente una marcia in più, ecco, ripeto, rispetto agli altri. E sicuramente bisogna investire sulle piccole e medie imprese come la nostra, sulle aziende che lavorano sul territorio, perché le aziende come la nostra, ricordiamo che non solo lavorano sul territorio, ma tutelano anche il territorio, perché attraverso la produzione delle aziende agricole si va a tutelare il territorio attraverso la coltivazione dei fondi. Intanto voi avete ottenuto le migliori performance in termini di addetti, ma anche di gestione e di fatturato. Possiamo spiegare come si arriva a ottenere questo risultato? Insomma, qual è il segreto del vostro successo? Allora, un vero e proprio segreto non c'è, però quello che possiamo dire è che sicuramente c'è molta passione, perché il motore di tutto sicuramente è la passione. E ripeto, sicuramente dei collaboratori validi, sicuramente un discorso, ecco, di anche di prendere ciò del qualcosa del passato, perché io forse su questo nuova ondata, questa nuova scia di rottamazione non è che sono del tutto d'accordo, in quanto bisogna rattornare ciò che non funziona, ma ciò di cui del passato che funziona, anzi bisogna prendere gli esempi e cercare di trarne quanto più possibile. Il vero segreto sta nella passione e cercare sempre di vedere le cose in una prospettiva diversa rispetto agli altri, cercando anche di stare, ecco, quel scalino in più, certo, rispetto agli altri, che ti permette poi di giungere a questi risultati. Intanto vi è arrivata anche la lettera del presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia. Qual è il contenuto di questo messaggio? Ce lo può dire? È un messaggio molto positivo, un messaggio che soprattutto va a centrare quella che veramente è il tessuto un po' della nostra società, in quanto le imprese, spesso un po' ultimamente dimenticate sia dalla politica sia dall'opinione pubblica, rappresentano il vero motore dell'economia. Il messaggio del Presidente è rivolto anche a dire che questi premi sono anche una sorta di, ecco, di cercare di dare una motivazione in più, una sana competizione tra le aziende, che in questo modo cercano di far sì di improntarsi meglio sul territorio, di dare sempre risposte pronte al territorio, come dovrebbe del resto fare anche la politica. Ecco, la vostra storia la conferma che al sud non tutto è negativo, soprattutto in Campania. Sì, infatti, anzi, la Campania da questa indagine è uscita molto più performante rispetto al Lazio, in quanto la Campania si muove molto bene sia nel settore della moda sia nel settore dell'agroalimentare. Certamente ci sono delle problematiche legate alle infrastrutture, legate anche alla politica in genere, che vanno superate, ma io sono sicuro che con la collaborazione un po' di tutti e con l'impegno e con la passione, perché il motore di tutto è sempre la passione, si può giungere a dei risultati veramente eccezionali. Settore agricolo, fino a che punto è stato penalizzato dalla crisi che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questi anni? Allora, il settore agricolo, in particolare il nostro comparto, è stato penalizzato dal problema del cinipi delle castagne, ormai un problema diventato noto, penso ormai quasi a tutti gli irpini, diciamo, però è un problema legato ad una problematica, quindi di un insetto che sta distruggendo le nostre coltivazioni. Dietro a questo c'è altre problematiche, ad esempio un'altra problematica che si sta affacciando per i coltivatori dei castagneti come noi, vi dicendo,
che naturalmente è il divieto della bruciatura dei residui vegetali. Consideriamo che il 90% di questi castagneti sono situati in delle aree pedomontane laddove, prima di tutto, una pulizia meccanica degli stessi non è possibile. Fare un interramento non è possibile in quanto in queste zone vi è il divieto assoluto di movimentazione di terra. Quindi vietare del tutto la bruciatura nei castagneti significa far sì che questi coltivatori non possano raccogliere le castagne sperando che vengano, diciamo, dietro questa problematica del cinipide, e in più si va a togliere la possibilità di limitare alcune zone in quanto questi castagneti possono fare da fascia tagliafuoco nel caso in cui di incendi. E non ci troviamo di fronte a una situazione come si è verificata nel 2017 in cui sono bruciate intere montagne per intere settimane senza la possibilità alcuna di poter intervenire da parte di nessuno. Certo, intanto negli ultimi tempi, soprattutto a livello governativo, si è cercato di incrementare il settore dell'agricoltura dando la possibilità ai giovani di investire sul proprio futuro. C'è stato effettivamente un aumento dell'occupazione, un aumento di aziende agricole gestite da giovani, secondo lei? Certamente c'è questo incremento, in quanto con noi PSR c'è questa agevolazione per l'insediamento dei giovani agricoltori, in cui vi è un contributo dato a fondo perduto da parte dello Stato e della Comunità Europea che permette l'insediamento di questi giovani agricoltori. Però bisogna stare ben attenti, perché queste agevolazioni hanno un fine nel momento in cui poi c'è il seguito di queste aziende, cioè si permette anche alle aziende di coltivare. Laddove poi l'infrastruttura e l'opinione pubblica ci mettono i bastoni tra le ruote cercando di dire che questo non si può fare, altre cose non si possono fare, beh, io penso che il futuro poi di questi nuovi agricoltori non sia così roseo come si voglia far pensare. Intanto dalla politica che cosa vi aspettate? Penso soprattutto alla regione Campania. Che tipo di intervento ha compiuto il governo guidato da De Luca rispetto al settore dell'agricoltura? Beh, io posso dire che questo governo sta condotto da il governo regionale condotto da De Luca, dal consigliere Alfieri, secondo me stanno facendo un buon lavoro. Ripeto, questi PSR, quindi questi soldi investiti in agricoltura, sono una risorsa indispensabile per le aziende e bisogna far sì che le aziende ne possano usufruire, ma bisogna avere anche un seguito, perché avere un getto di denaro e poi fermarsi lì senza continuare l'azione è del tutto inutile. Intanto vi preoccupa un governo invece Lega 5 Stelle che a quanto pare ha dimenticato almeno per ora il Mezzogiorno? Certamente ci sono dei punti che non sono stati toccati per nulla e questa è un po' una problematica, anche perché mi aspettavo forse dai 5 Stelle, che hanno preso il maggior consenso al Sud, una maggiore attenzione per il Sud. Però sono fiducioso, perché penso che oggi chi va ad amministrare e chi va a governare sa bene che l'economia di un paese, la salute di un paese passa attraverso le aziende, passa attraverso il territorio, passa proprio attraverso l'agricoltura, che è salvaguardia del territorio. Tornando al premio che avete ottenuto, Industria Felix, qual è, De Maio, l'esempio che arriva dalla vostra storia, se vogliamo? Ma la nostra storia arriva un bel esempio, perché in realtà noi in questo piccolo paesino di più di 5.000 abitanti arriviamo e partiamo con dei numeri molto piccoli, no? E nel giro di 10 anni si è avuta questa crescita in modo... devo dire un po', perché proprio quando si cresce c'è bisogno un po' di tutti i fattori, no? C'è bisogno di un po' di fortuna, c'è bisogno di capacità imprenditoriale, c'è bisogno di persone che, ripeto, io non sottovaluto mai i collaboratori, che è un elemento fondamentale per l'azienda, perché quando si inizia a crescere in realtà c'è qualcuno che decide, prende alcune decisioni, però ci sono altri che le mettono in atto. Quindi questo è un bel esempio per tutti, in quanto da partire dal basso si può arrivare a raggiungere dei livelli eccezionali come questo, perché consideriamo che siamo stati solo 42 aziende premiate in Campania e quindi è un qualcosa che dà la possibilità a tutti di sperare di poter raggiungere dei livelli ottimali aziendali, che anche il settore agricolo, che spesso viene messo un po' da parte, in realtà occupa il suo ruolo da protagonista laddove gli viene riconosciuto un posto, diciamo. Intanto lei è un giovane imprenditore che ha saputo continuare la tradizione di famiglia. Come vede il futuro, soprattutto che prospettiva c'è per il settore della sua azienda?
Beh, oggi ci troviamo di fronte ad un'evoluzione forse un po' troppo veloce, quindi per tutti i campi, anche in quello agricolo, ci troveremo nei prossimi 20 anni ad affrontare sempre nuove sfide. Quindi sicuramente ci troveremo di fronte a delle scelte che sicuramente ci porteranno a fare delle decisioni importanti, però sicuramente quello che è importante, che ripeto, è quello che le nostre aziende sono legate al territorio. Se continuiamo ad avere questo rapporto, questa simbiosi del territorio, abbiamo la prospettiva e la garanzia di fare bene per noi e per gli altri. Ai giovani che vogliono restare in questo territorio, che cosa consiglia? Beh, i giovani, noi assistiamo a un vero e proprio esodo, no? Negli ultimi tempi. Quindi consiglio soprattutto, ecco, di vedere, ecco, di guardare le aziende che fanno bene, cercare degli impegni, cercare ciò che è sul territorio, perché a volte dobbiamo rivalutare ciò che abbiamo, perché pensare di produrre qualcosa che semmai oggi è più conveniente produrlo in Albania o in altri stati non è una buona idea. In realtà dobbiamo cercare di rivalutare ciò che noi già abbiamo presente sul territorio, cercare di, ecco, il nostro settore, il turismo, l'agricoltura, i veri motori, di cui la Campania secondo me è una delle regioni che la può fare da padrone, con una situazione dell'entroterra, secondo me, tra Cilento, l'Irpinia e via dicendo, che sono situazioni bellissime. Ci troviamo poi il mare con Napoli, Salerno, quindi abbiamo tutte le caratteristiche e tutti i numeri per fare bene, e questi giovani devono cogliere queste occasioni, perché naturalmente le professionalità e questi giovani servono, perché le aziende, per affrontare nuove sfide, c'è bisogno di questi collaboratori preparati e validi e motivati. Beh, speriamo che sia davvero così. Grazie intanto. Grazie a Vincenzo a De Maio, di nuovo complimenti per questo riconoscimento. Grazie. Ottenuto con la sua azienda. Grazie a quanti ci hanno seguito, buon proseguimento con 8 Channel, arrivederci.